Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi martedì 5 settembre, giorno di riposo per me, quindi come al solito vi porto in un nuovo writing vlog. Se non mi conosci, questo è il primo video che vedi. Ciao, io sono Giulia K. Monroe e sono una scrittrice. Nessun domani è il mio romanzo d'esordio, lo trovi in libreria, se non è a scaffale facilmente ordinabile, su Amazon e in realtà su tutti i bookstore online. È disponibile anche in ebook gratis e Kindle Unlimited. Quindi se sei curioso di sapere che cosa scrivo, questo lo puoi leggere. Altrimenti più facilmente puoi andare su Wattpad e il link lo trovi qui sotto nel box informazioni e andare a leggere gratuitamente le storie che ho postato lì. Ce ne sono tipo 10, quindi ne avrai da leggere. Oggi non ho ancora idea di che cosa farò e di come strutturerò il video o di cosa farò in generale, perché sono un attimino bloccata per il semplice fatto che ieri ho finito di scrivere l'ultimo capitolo di Tutto tranne noi. In realtà manca ancora l'epilogo, quindi potrei oggi decidere di concentrarmi sulla scrittura dell'epilogo. Però, non lo so, sento un senso di vuoto e comunque nel corso della giornata credo che mi prenderò un pochino di tempo per fare un video dedicato a tutti i lettori e le lettrici che hanno seguito Tutto tranne l'ordinario e Tutto tranne noi, o dall'inizio o soltanto dalla parte originale della storia. Semplicemente, comunque, un video dedicato a ringraziare tutti coloro che ci sono stati sempre e che sono arrivati dopo 10 anni alla conclusione insieme a me. Quindi questa è sicuramente una delle cose che farò oggi. Poi oggi probabilmente, ma vediamo come mi gira, non intendo dedicarmi troppo alla scrittura, il che dite voi allora non è un writing vlog, sì, in effetti avete ragione, però voglio dedicarmi molto all'organizzazione dei social e dei contenuti perché sto facendo un buonissimo lavoro su Instagram, anche se questo ancora non mi sta portando i risultati sperati, però non fa niente, sto sperimentando e vediamo, devo creare un pochino di contenuti per questa settimana e avvantaggiarmi anche per la prossima, e poi ho cominciato a vedere un pochino di farmi pubblicità anche nei gruppi Facebook perché ho sentito, ho letto, insomma, che è uno dei metodi per fare un pochino di pubblicità e poi devo avviare alcune collaborazioni con delle bookstagrammer per far conoscere Nessundomani. Quindi, insomma, una giornata piena di impegni dal punto di vista dei social. Poi non so se uscirò questo pomeriggio perché in realtà vorrei uscire. Però dall'altra parte non mi va di spendere soldi, quindi io quando esco sono tipo quella di I Love Shopping, che tra l'altro ho finito di leggere poi alla fine, perché nello scorso writing vlog lo stavo leggendo o l'avevo già finito? Non mi ricordo. Non mi ricordo, no, forse lo stavo ancora leggendo, non lo so. E poi l'ho finito e non mi ha fatto impazzire, però alla fine è stato leggibile, gli ho dato 3 gatti su 5, quindi insomma, adesso sto leggendo questo. Che cosa? Questo qui, che come al solito è senza sovraccoperta perché è lì, oddio, non riesco, eccola. Ed è in realtà un cuore, no, c'era una volta un cuore spezzato e devo dire mi sta dando molte vibes alla Harry Potter. Lo sto decisamente preferendo a Caraval, che avevo iniziato però in un periodo di totale blocco e non mi era piaciuto per niente, tanto che non l'ho finito, però magari poi lo riprendo. E l'unica cosa che a me non è mai piaciuta della scrittura di Stephanie Garber è che i suoi incipit sono molto deboli e vanno troppo veloci. No, poi adesso sono a pagina 102, mi sembra di essere già abbastanza entrata nel vivo della storia, quindi comunque mi sta piacendo molto più di Caraval, al quale ripeto, comunque poi più in là darò un'altra chance perché non è fra i libri che ho messo in vendita ed è anzi, non lo so dove è finito. Ma veramente non lo so dove è finito. Forse, ah no, sta lì sotto. È lì, ma non lo vedete. Vabbè, comunque questa è la mia bellissima libreria. Qui si è aggiunto un pezzo nuovo, in realtà, da poco. E quindi niente, perché vi stavo dicendo questo? Boh, chi lo sa. Comunque, oggi proseguirò nella lettura anche di questo romanzo, che come vi ho detto comunque mi sta dando delle vibes alla Harry Potter. E quando dico delle vibes alla Harry Potter intendo questo, perché adesso vi leggo
un pezzo e ditemi se non vi ricorda Harry Potter. Marisol impallidisce. Aspetta, scusate. Marisol guarda i mini draghi. Oh santo, Marisol impallidì quando risuonò uno schiocco e un drago nero grande quanto un ratto eruttò una vampa di fuoco per arrostire un bastoncino di pesce in un banco vicino. Lì al porto le adorabili creaturine erano comuni quanto gli scoiattoli, quasi ogni venditore ne aveva uno. Era evidente che a Marisol non piacevano, mentre Evangeline rimase estasiata alla vista dei mini draghi azzurri appollaiati sulle spalle delle persone o di quelli color cuoio accucciati sui carri. I minuscoli animali arrostivano mele e carni, soffiavano palline di vetro o riscaldavano tazze di terracotta piene di cioccolata. Ok, questa parte mi ha ricordato terribilmente Harry Potter, senza contare che se voi vi ricordate, a parte che i mini draghi sono quelli che estraggono, diciamo, nel film, perché non mi ricordo se nel libro lo fanno, al torneo Tre Maghi estraggono i mini draghi per decidere quale drago affronterà quale campione del torneo, ma poi, se ricordate bene, sempre nei film, a un certo punto a Hogsmeade, se non sbaglio proprio da Mielandia, riesco a parlare questa mattina, c'è la macchina di popcorn e un piccolo draghetto che soffia il fuoco per arrostire popcorn. Quindi questo mi ha assolutamente ricordato Harry Potter, e per questo mi sta comunque piacendo, perché voi sapete che io sono una grande fan di Harry Potter. Tanto è vero che quando avrò finito questo, a meno che il finale non mi sia piaciuto tanto da convincermi subito a comprare il secondo, rileggerò Harry Potter, che è... Niente, non riesco a inquadrare le cose, perché il mio Harry Potter è... Dov'è il mio Harry Potter? Ah, è di qua. Quindi sempre non lo vedete dove ci sono questo. Oddio, è difficile muoversi al contrario. Ma com'è possibile? Guardate, non riesco a capire. Ok, questo che sono dei trenini. Qui c'è la saga di Harry Potter. Vabbè, e siccome con l'inizio di settembre le vibes autunnali, a me viene sempre voglia di leggere Harry Potter, dato che mi manca la rilettura solo del 7, credo che rileggerò il 7 perché è troppo bello e poi ricomincerò da capo. Non lo so, non ho letto tante volte Harry Potter comunque io. I primi volumi più volte, ma tu, la saga tutta intera penso di averla letta una volta e questa sarebbe la seconda. Quindi in realtà ho letto tutti i libri più di una volta, perlomeno fino al sesto, almeno due volte, mentre il settimo l'ho letto una volta sola. Quindi direi che è ora di recuperare questa cosa. Detto ciò, abbiamo chiacchierato un pochino, sapete che mi piace sempre chiacchierare con voi, sono iperprolissa, scusatemi, ma andiamo subito a cominciare a organizzare le prime cose della giornata. Quindi mi farò, credo, una lista di tutte le cose che voglio fare oggi, quindi sicuramente devo correggere il nuovo capitolo di Tutto tranne noi e postarlo su Wattpad. Devo contattare alcune bookstagrammer, a un'altra gli devo inviare le book per iniziare a avviare la collaborazione e inoltre devo contattare un mio amico per cercare di capire se riusciamo a organizzare o come organizzare un review party per Nessundomani, perché tanto uno dei modi più concreti per far conoscere il tuo libro ad altri lettori, oltre che la pubblicità, è anche quello appunto di farsi recensire da chi magari ha più follower di noi o ha un pubblico più fedele. Quindi farò questa cosa, investirò un pochino del mio dinero per inviare copie cartacee di Nessundomani e bookstagrammer che vorranno le copie cartacee e invece coloro che accetteranno le book, grazie, invierò, provvederò all'invio delle book. Quindi ci mettiamo subito al lavoro anche perché sono le 9 passate e vi aggiorno come al solito man mano che la giornata va avanti.
tra le tante cose da fare, ho preso la buona abitudine, che è una cosa che io non ho mai fatto, di leggere un po' di notizie, quindi di informarmi in quello che succede al mondo, un po' per cultura generale, un po' perché comunque a volte ci sono delle notizie che voi non potete mai saperlo, ma potrebbero accendervi la miccia per darvi delle idee per i vostri romanzi, perché comunque dobbiamo scrivere di cose di fantasia, sì, ma anche fatti di cronaca reale possono aiutarci. E inoltre è sempre una buona cosa tenersi appunto informati. Io, per esempio, molto banalmente ho la mail di Libero e sull'inizio di Libero ti dà le Libero News, però in realtà potete decidere di vedere un telegiornale piuttosto che leggere un quotidiano online, tanto ormai ce ne sono tanti. Quindi mi piace tenermi informata. Altra cosa che faccio ultimamente è che se voi avete Windows 10, ma penso ormai abbiamo tutti Windows 10, a meno che non abbiate iOS perché avete il Mac, e allora beati voi. Qui sotto nella barra di ricerca mi dà sempre tipo le cose del giorno. Vedete, oggi è il compleanno di Freddie Mercury, però ogni tanto ci sono anche delle notizie sull'ambiente, sulla natura, sugli animali, su festività particolari. E l'altra volta c'era il mese di settembre e io, per esempio, in questo quaderno, che è questo qui, che è il mio quaderno delle idee, una delle cose più preziose che ho, perché qui dentro ci sono le idee per i prossimi 890 romanzi che devo scrivere. Ok, ho preso delle idee dove sono? Un possibile mondo, ho preso un'idea random da alcuni fatti reali, perché parlava della Cina, che a settembre coincide con il settimo o ottavo mese del calendario lunare, che è il mese in cui si celebra la festa della luna o del mediatunno. Questa festa è una delle più importanti della cultura cinese e si svolge il quindicesimo giorno del mese lunare, quando la luna è piena e luminosa. In queste occasioni le famiglie si riuniscono per ammirare la luna, mangiare dolci tipici chiamati mooncake e accendere lanterne colorate. Non lo so, ma questa cosa a me mi ha ispirata tantissimo e mi ha fatto venire in mente qualche festa particolare di qualche mondo fantasy, e quindi l'ho dovuta segnare. Quindi leggete le notizie perché è importante rimanere aggiornati, ma insomma può anche aiutarvi appunto a sviluppare delle nuove idee per nuovi romanzi o per romanzi che state scrivendo. Continuo, quindi vado a leggere le mie notizie. Rieccomi. Sono andata giù a prendermi questo, che in realtà è un energy drink. Non ho mai amato il sapore degli energy drink, vi devo dire la verità, tipo la Red Bull non l'ho mai potuta sopportare. La Monster al tè così e così. Questo devo dire non è affatto male, l'odore è sempre terribile, però questo qui che è semplicemente quello dell'Eurospin, l'energy drink dell'Eurospin, devo dire che ha un buon sapore e comunque funziona, perché io quando comincio a sentire che perdo le forze, bevo questo e per tutto il giorno sono super carica. Forse è per questo che ultimamente sono riuscita a scrivere così tanto. Beh, non lo so, è diventata una droga per me, quindi. Comunque, sto proseguendo, ho fatto le prime due cose della lista, che erano inviare l'ebook a Lucrezia, la ragazza che ha accettato la collaborazione, e avviare un'altra collaborazione. Ora ho inviato una mail, vediamo cosa mi risponde. Poi ho finito di fare la programmazione di tutti i gruppi Facebook, dove posso fare e cosa posso fare durante la settimana. Ho pubblicato un pochino di cose, adesso stavo finendo di fare appunto un pochino di spam sui vari gruppi Facebook. Non so quanto riscontro mi porterà, ma anche se sono una persona in più che magari non ha come canale social Instagram o TikTok o YouTube, ha invece Facebook e impara a conoscermi da questi gruppi, per me sarà una grande vittoria. Quindi proseguo con questa parte, quindi proseguo col postare un pochino di spam online, e poi che cosa ho dopo?
Ah, devo preparare il post su Instagram, anche perché sono le 10:30, di solito verso mezzogiorno devo avere già il post pronto. Mi sembra di averlo già fatto, il post di ieri, cioè il post di oggi l'ho fatto ieri, con anche già la grafica, però proseguo e vado avanti per quelli dei prossimi giorni. Quindi andiamo. Cambio di inquadratura perché ogni tanto ci sta, almeno rendiamo il video un pochino più dinamico e poi Luca anche dorme nella sua cestina. Ho finito di fare un po' di spam su Facebook ed è una cosa che ragazzi richiede veramente tantissimo tempo perché devo creare i post, devo capire che cosa posso postare nel vario gruppo e tutti i post che creo cerco di farli diversi perché immagino che magari una persona faccia parte di tutti i gruppi e vedersi copia e incollato lo stesso post sa proprio di spam. Invece io cerco di personalizzare ogni post di modo tale che sembri sempre diverso o che propongo una cosa diversa. Magari in uno metto un'intervista, in uno metto un estratto, in un altro metto un pezzo della trama, in un altro book trailer, eccetera, eccetera, eccetera. Ma com'è che io ho lavato i capelli ieri? Vabbè, a parte che non li ho asciugati, quindi vabbè. Comunque, adesso possiamo mettere un'altra X su questo. E nel frattempo di sottofondo i cani continuano ad abbaiare. Io abito in un quartiere che speravo fosse tranquillo e invece sono circondata tipo da 4, 5, 6, 7 cani. E questi sono solo quelli che conosco, di cui uno porello, quello dei miei vicini proprio diretti, è una cagnolina tanto carina che non abbaia mai, cioè non l'ho mai sentita abbaiare, viene e ti fa le feste. E poi ci sono questi che stanno abbaiando, che sono i quattro maledetti cani di quelli che non sono vicini a me, sono i vicini della mia vicina, che hanno due bulldog e due bassotti. Ma allora, i bulldog non si sentono, devo dire la verità, non abbaiano quasi mai, però russano. Cioè russano talmente forte che io se ho la finestra aperta li sento russare. E i cani, invece, i bassotti maledetti, fanno questo casino qua, abbaiano tutto il giorno e tutta la notte. E mai che loro gli dicessero zitti, poi vabbè, gli dicono zitti e poi cantano. Sono sempre quelli, i miei soliti vicini, ormai li conoscete perché ve ne ho parlato, ma veramente io speravo, dico, vado a vivere in una villetta e in questa villetta avrò la pace. No, niente pace, no. Comunque, adesso ho preparato i post IG, però credo che mi fermerò un attimo, staccherò un secondino il cervello dal computer perché mi si sta friggendo. Alla fine sono 2 ore che sono qui davanti a lavorare perché sono quasi le 11. Vado a rifare il letto, carico una lavatrice e poi comincio penso, sì, preparo il post per Instagram e poi correggo tutto tranne noi, così lo posto e via, mi sono tolta anche questa cosa. Wow, insomma, giornata molto produttiva oggi. Yes. Allora, è arrivato il momento. Questo, se ve lo state chiedendo, è il mio piano editoriale per Instagram, in cui in realtà ho scritto il giorno, che tipo di contenuto è, che tema avrà. Diciamo che tipo di reel sarà o che tipo, scusate, che tipo di contenuto e che cosa sarà al suo interno, gli hashtag che intendo usare e il copy e niente, questo è soltanto per organizzarmi, ma è arrivato il momento, signore e signore, io non sono molto pronta ad affrontare la rilettura dell'ultimo capitolo di Tutto tranne noi. Ma ci tocca perché così poi lo posterò su Wattpad e mi mancherà solo da scrivere l'epilogo. Però in realtà la storia è finita. L'epilogo è più una cosa mia che ho sempre voluto scrivere piuttosto che un capitolo che serve. È un capitolo extra che però so che farà piacere a molte lettrici e quindi eccoci qui. Andiamo a correggere. 6. Raccontami di un giorno. Ciao John. Sono Lidia. Sono io, mi riconosci? Sono passati 5 anni, lo so. Mi dispiace per tutto, ma ora sono qui e se tu vorrai, io manterrò la promessa che ti ho fatto quel giorno, quando mi hai stretto la mano e mi hai guardato negli occhi come nessuno aveva mai fatto prima. Ma facciamo un salto indietro nel tempo, ti va? Ti va di ripercorrere la nostra storia insieme a me? Ok, è fatta, il capitolo è online e voi l'avrete già letto quando state guardando questo video, però per me è quel momento. Mi sento strana perché so che non scriverò più di Lydia e John,
Anche se ancora devo scrivere l'epilogo, però l'epilogo sarà tipo l'ultima cosa che scriverò di loro due. E se mi seguite da un bel po', sapete che Tutto tranne l'ordinario, che poi è Anything but Ordinary, lo sto scrivendo da 10 anni. E non sto scherzando quando dico da 10 anni, perché se non sbaglio, andando su fanfiction.net si vede il momento in cui ho cominciato a postarlo. Vediamo. Beh, calcolate che l'ultimo. Ecco, l'ho cominciato a postare il 19 febbraio del 2014. Siamo quasi, diciamo, a più di metà del 2023, sono quasi passati 10 anni. 10 anni che lavoro a questa storia, 10 anni che scrivo di questi personaggi, 10 anni intensi. Però non voglio parlarne qui, lo faremo in un video separato. Quindi per non perdertelo, seguimi e lo caricherò sicuramente poco dopo questo. Adesso devo postare il post su IG perché poi non l'ho fatto e fare veramente un pochino di cose per Instagram. Quindi vado, oddio, ho anche un sacco di fame, però penso che pranzerò proprio tra poco, quindi niente, niente spuntino. Di pranzo, scusate la luce dietro e l'inquadratura terribile. Comunque, mi sono fatta, come avete visto, pasta con le melanzane. Sono 80 grammi di pasta con una melanzana. E in realtà sto seguendo una dieta che non è proprio una dieta, nel senso che è una dieta, però in realtà non sto proprio a dieta. Ed è una dieta vegetariana, non per qualche motivo in particolare, ma semplicemente perché ho scoperto che in realtà non amo più mangiare tantissimo la carne, perlomeno la carne magra, nel senso, tipo se mi dai la salsiccia, se mi dai gli affettati, se mi dai le cosce di pollo, quelli me li mangio. Però tipo se mi devo mangiare le carne di manzo non la sopporto proprio, tipo la bistecca, le fettine, gli straccetti, tutte queste cose qui non mi piacciono e faccio veramente fatica a mangiarle. Stessa cosa per il petto di tacchino e il petto di pollo, che quando devo condire per mangiarli, devo condire, che se stai dieta non li puoi condire, no? Quindi li devo condire e non mi piacciono. E quindi ho optato per una dieta vegetariana che sia in qualche modo più salutare. Comunque, questa mattina sono stata molto soddisfatta di quello che ho fatto perché ho fatto un bel po' di cose, ho pubblicato il capitolo su Wattpad, mi sono occupata dei social, eccetera, eccetera. Adesso oggi pomeriggio mi occuperò un pochino della programmazione, quindi andrò a vedere di creare i post per Instagram per tutta la settimana, se riesco anche per la prossima, vediamo un pochino perché dopo un po' mi fanno male gli occhi a stare troppo al computer, però insomma ci proverò. Non ripeto, non credo che uscirò, però da qui a un paio d'ore potrei cambiare idea, quindi vediamo. Adesso mangio e buon appetito se anche voi state guardando questo video mentre state mangiando. Ok, rieccomi di ritorno, sono le 5, quindi è passato un po' di tempo dal pranzo, ma io ho continuato comunque ad essere produttiva. Ho registrato un video super importante che non so se avrete già visto sul canale, che è quello dedicato a ringraziamenti e a un pochino alla storia di Tutto tranne noi. E scusatemi il riflesso degli occhiali. Adesso avevo preso una piccola pausa, oggi non ho scritto molto e non so neanche se scriverò, però nel frattempo adesso sto programmando di postarvi il video su YouTube che ancora devo postare. Perlomeno di programmarlo perché lo programmerò per stasera alle 9, dato che sui sondaggi su Instagram
È stato votato che YouTube viene guardato più dopo cena che durante il giorno, quindi voglio provare a fare questa cosa di postare video dopo cena e poi lavorerò ancora un pochino alle grafiche dei nuovi contenuti qui sui social. Mi sto impegnando tanto perché averli già pronti mi rende più semplice poi postarli durante la settimana quando non ho magari non riposo o comunque sono sempre per uno. Quindi mi metto di nuovo al lavoro e come al solito vi aggiorno più tardi, però diciamo che per oggi queste sono tutte le cose che ho fatto e mi sento molto fiera perché credo di essere stata molto molto produttiva. Ve lo dico, sono stremata. Sono le 7 e 18 di sera e a me sembra, cioè non è che sembra, io ho lavorato tantissimo oggi perché stare dietro i social, registrare il video, registrare due video, questo writing blog e quello dei ringraziamenti, correggere e postare il capitolo su Wattpad, avviare le collaborazioni, fare spam qua e là, creare tutte le grafiche per Instagram della settimana, creare nuove idee per quella che verrà dopo. Insomma, è stato veramente un lavoro a tempo pieno e mi sono presa veramente pochissime pause oggi, quindi sono stanca e stremata. Motivo per il quale sono molto orgogliosa, ma mi fermo qui. L'ultima cosa che farò è caricarvi il vlog, lo scorso vlog qui sul canale, quindi se ve lo siete perso andate a recuperarlo. Quindi andrò adesso a creare una veloce copertina su Canva e poi a postarvi il video. Detto questo, vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, venire a seguirmi su tutti i social che trovate qui sotto nel box informazioni e se vi va, acquistate il mio Nessun Domani. Al prossimo video, ciao!